Ciao, come va? Oggi parliamo di un argomento molto importante, gli errori, perché dagli errori possiamo imparare tantissimo, soprattutto quando c'è qualcuno che ce li fa notare e ci corregge. E allora da quel momento sarà molto meno probabile che rifaremo lo stesso errore. Ecco perché ho pensato di raccogliere in questo video gli errori che mi capita più spesso di dover correggere quando faccio delle attività con i miei studenti. E in questo video faremo così. Prima ascolterete delle frasi e sarete voi a dover capire qual è l'errore. E poi ve lo rivelerò io e ne parleremo insieme. Ecco 10 degli errori più comuni che si fanno quando si impara l'italiano. Numero 1. Cosa mangi a colazione? Di solito mangio del pane con la marmellata. Anche mangio uno yogurt con dei cereali a volte. Qual è l'errore? Ho notato che la parola anche viene spesso messa prima del verbo o a inizio frase, ma dire mangio del pane con la marmellata, anche mangio uno yogurt a colazione è sbagliato e comunque suona molto strano per noi italiani. La parola anche va spesso dopo il verbo, quindi la frase corretta è: cosa mangi a colazione? Di solito mangio del pane con la marmellata. Mangio anche uno yogurt con dei cereali a volte. Questo non vuol dire che anche non può mai trovarsi prima di un verbo o a inizio frase, ma questo succede soprattutto quando diamo delle risposte per indicare che anche noi facciamo la stessa cosa del nostro interlocutore o la pensiamo come il nostro interlocutore. E in questo caso anche viene di solito usato prima di pronomi personali come io, tu, lui, lei e così via. Per esempio, mangio spesso uno yogurt con i cereali a colazione. Anche io mangio spesso yogurt con i cereali a colazione. E tua sorella? Anche lei mangia la stessa cosa. Quindi ricordate, mettete anche dopo il verbo. Non dite anche voglio andare al cinema stasera. Dite voglio anche andare al cinema stasera. Non dite anche guardo la TV. Dite guardo anche la TV. Passiamo all'errore numero 2. E cosa bevi a colazione? Sempre bevo un caffè, ma con poco zucchero. Qual è l'errore? Avete indovinato? Come abbiamo visto prima per la parola anche, anche alcuni avverbi di tempo come sempre o mai di solito vanno dopo il verbo. E cosa bevi a colazione? Bevo sempre un caffè, ma con poco zucchero. Questo non vuol dire che sempre e mai non possono mai trovarsi prima di un verbo, ma questo succede molto raramente e di solito lo facciamo per dare enfasi alla frase, per mostrare un contrasto con il nostro interlocutore. E allora in questo caso usiamo questa intonazione. Io non bevo mai caffè. Ah no, io sempre bevo caffè, ogni giorno. Io bevo 5 o 6 caffè al giorno. Ah, mai berrei più di 2 caffè al giorno, altrimenti poi non dormirei. Ripeto, queste costruzioni si usano in casi abbastanza particolari, quindi per sicurezza mettete sempre e mai dopo il verbo. Bevo sempre caffè, ogni giorno. Non berrei mai più di 2 caffè al giorno. E attenzione, come forse avete notato, quando mai si trova prima del verbo, non usiamo la negazione non. Mai berrei più di 2 caffè al giorno. Però quando mai si trova dopo il verbo, dobbiamo usare la negazione non. Non berrei mai più di 2 caffè al giorno. E adesso vediamo l'errore numero 3. Qual è il tuo colore favorito?
Dunque, il mio colore favorito è il rosso. Qual è l'errore? Molti studenti usano la parola favorito per parlare di quello che preferiscono. E anche se per i dizionari questa parola è considerata corretta, per noi italiani suona molto strana perché non la usiamo mai. La parola che invece usiamo è preferito. Dunque, il mio colore preferito è il rosso. La parola favorito esiste in italiano, ma è usata soprattutto per indicare qualcuno che ha buone probabilità di vincere qualcosa. Secondo te chi vincerà l'Oscar quest'anno? Per i critici il film inglese è il favorito, ma secondo me vincerà il coreano. Quindi ricordate, quando parlate dei vostri gusti, usate la parola preferito, non la parola favorito. E adesso, prima di continuare, scrivetemi in un commento se anche voi fate uno degli errori di cui stiamo parlando, oppure ditemi qual è l'errore che fate di solito. Sono curioso di saperlo. E adesso passiamo all'errore numero 4. Vuoi un caffè? No, in realtà ho un po' caldo. Vorrei qualcosa fredda. Qual è l'errore? Quando usate la parola qualcosa seguita da un aggettivo, dobbiamo sempre usare la preposizione di, e l'aggettivo deve essere sempre espresso al maschile. Vuoi un caffè? No, in realtà un po' caldo. Vorrei qualcosa di freddo. Non possiamo dire qualcosa freddo e sicuramente non possiamo dire qualcosa fredda. Dobbiamo dire invece qualcosa di freddo, qualcosa di bello, qualcosa di strano e così via. Passiamo all'errore numero 5. Cosa fai quando ti svegli? Innanzitutto mi lavo la mia faccia e poi dopo colazione mi lavo i miei denti. Qual è l'errore? Quando parliamo delle parti del corpo, di solito in inglese usiamo gli aggettivi possessivi. La mia testa, le mie mani, i miei denti e così via. In italiano invece non li usiamo mai con le parti del corpo, usiamo semplicemente gli articoli determinativi. La testa, le mani, i denti, eccetera. Cosa fai quando ti svegli? Innanzitutto mi lavo la faccia e poi dopo colazione mi lavo i denti. E ora l'errore numero 6. E poi dopo colazione cosa fai? Prendo una doccia e mi vesto. Ah, io di solito prendo un bagno. Qual è l'errore? Mentre in lingue come l'inglese o lo spagnolo usiamo il verbo prendere con la parola doccia o la parola bagno, in italiano usiamo il verbo fare. E poi, dopo colazione, cosa fai? Faccio una doccia e mi vesto. Ah, io invece di solito faccio un bagno. E a proposito, questo esempio ci porta all'errore numero 7. E al mare cosa fai? Ma mi rilasso, leggo qualche libro, ascolto un po' di musica e quando fa molto caldo mi bagno. Qual è l'errore? In italiano usiamo il verbo bagnarsi soprattutto nel senso di diventare bagnati. Per esempio, se esco di casa senza l'ombrello e piove, mi bagno. Se bevo un bicchiere d'acqua e mi cade dell'acqua addosso, mi bagno. Però se ci laviamo nella vasca di casa, allora diciamo che ci facciamo il bagno.
e al mare usiamo questa stessa espressione. E al mare cosa fai? Ma mi rilasso, leggo qualche libro, ascolto un po' di musica e quando fa molto caldo mi faccio un bagno. E al mare, quando entriamo in acqua per nuotare, allora possiamo usare questo verbo e diciamo vado a nuotare oppure vado a farmi una nuotata. Però se entriamo in acqua semplicemente per rinfrescarci, allora possiamo dire mi faccio un bagno oppure mi vado a fare un bagno. E passiamo all'errore numero 8. E tu ci vai al mare? Ah no, il mare non mi piace niente, preferisco la montagna. Qual è l'errore? Quando vogliamo dire che qualcosa non ci piace affatto, neanche minimamente, non possiamo usare la parola niente da sola, ma dobbiamo usare l'espressione per niente. E tu ci vai al mare? No, il mare non mi piace per niente, preferisco la montagna. E arriviamo così agli ultimi due errori per oggi, che riguardano lo stesso argomento di grammatica. E quindi cosa ha fatto tua madre? È corso dietro al ladro, ma la poverina è caduto e il ladro è scappato. Qual è l'errore? Quando usiamo il tempo passato prossimo con il verbo essere come ausiliare, il participio passato deve concordare con il genere e il numero della persona che compie l'azione. Nell'esempio abbiamo usato il verbo correre e il participio passato di correre è corso. Ma siccome è la madre che corre, dobbiamo dire è corsa, quindi usare la versione femminile di corso. Abbiamo anche usato il verbo cadere e il participio passato di cadere è caduto, ma siccome è la madre che cade, dobbiamo dire è caduta. Mentre il ladro è un sostantivo maschile e allora è giusto dire è scappato. E quindi cosa ha fatto tua madre? È corsa dietro al ladro, ma la poverina è caduta e il ladro è scappato. E infine l'errore numero 10. E alla fine cosa è successo? Mia madre è andato alla polizia. Qual è l'errore? E sempre parlando di passato prossimo, dobbiamo anche fare molta attenzione a quale ausiliare usare, essere o avere. Questo è un argomento un po' complesso, quindi magari ve ne parlerò più in dettaglio in un altro video. Ma come regola generale, ricordate che con i verbi di movimento di solito usiamo essere, quindi con verbi come andare, correre, scappare, cadere e così via. E usiamo essere anche con verbi che indicano un cambiamento, come nascere, crescere, succedere e così via. Mentre usiamo avere con tutti gli altri verbi, soprattutto quando hanno un oggetto, come mangiare una mela, vedere un film, ascoltare una canzone e così via. E alla fine cosa è successo? Mia madre è andata alla polizia. Quindi ricordate, non è ho andato, ma sono andato. Non è ho caduto, ma sono caduto. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. E ricordatevi che sul mio sito potete trovare tantissime risorse per imparare e migliorare il vostro italiano. Basta diventare membri su Patreon e avrete l'accesso a tutti i corsi da livello A1 a B1, a tutte le trascrizioni e agli esercizi relativi agli episodi del mio podcast e a tantissime altre attività interattive. E a proposito, ho appena fatto un errore anche io. Sapete dirmi qual è? Scrivetelo nei commenti e io vi dirò se avete indovinato. Ciao!